credo che qualcosina è come è giusto che sia, perché come può succedere a me, può essere successo a qualche compagno di squadra, però poi l'importante è la testa del giocatore e come affronti queste situazioni. E quindi lasciano un po' il tempo che trovano. No, vabbè, ma io come ho sempre detto, sono situazioni che vanno valutate sempre con la società, logicamente, quindi non è solo esclusivamente un discorso mio personale. Ho detto scherzando tante volte che se arriva qualche pazzo che dà qualche milione di euro alla società, quindi io posso solo far che bene anche alla Virtus Lanciano, però siccome questo credo che non accada, che sia quasi impossibile, uno anche per l'età del sottoscritto, quindi credo che il futuro sia qui a Lanciano e speriamo ancora per tanto. Modena sicuramente non sarà la formazione che abbiamo incontrata qui in casa o la squadra come atteggiamento. In casa hanno fatto degli ottimi risultati, hanno dei giocatori che possono fare la differenza in questa categoria, però noi come al solito abbiamo iniziato alla grande questa settimana con un bel lavoro. E quindi proseguiamo su questa strada cercando di riportare in campo la prestazione di sabato. Poi è normale che a livello di qualità di giocate o di giocate, mettiamole così, ecco, puoi venire meno, però l'importante è non venire meno sotto il punto di vista di quell'atteggiamento che tutti quanti hanno visto sabato.